Bene, cari amici web radio ascoltatori, ancora un ben ritrovati per quest'altro appuntamento in questa fascia musicale dedicata ai De Stasi, gruppo rock della provincia di Treviso che fa musica propria cantata in italiano, che abbiamo peraltro avuto anche ospite, il nostro primo gruppo ospite della nostra trasmissione in diretta web radiofonica dei lunedì sera con Gianluca, il sottoscritto che vi sta parlando, ed il grande mitico Saius. Saius, che ringraziamo davvero tantissimo di cuore per darci a disposizione gli spazi all'interno di Saius Web Radio, nonché anche Saius Web TV. Quindi, dopo un ringraziamento doveroso e veramente sentito al nostro grande amico, con questa fascia musicale dedicata ai De Stasi, in cui appunto vorremmo farvi ascoltare alcuni brani che i De Stasi hanno composto. E naturalmente la puntata dove i De Stasi sono stati i nostri ospiti il lunedì 5 marzo 2012 è a completa disposizione, quindi riascoltabile sul nostro blog, che è il www.saiuswebradio.net. E il blog è fondamentale per comunicare i vostri indici di gradimento, un post, un commento, anche su tutto quello che va in onda qui su Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi ricordo il sito, che è www.saiuswebradio.it. Ci trovate anche in Facebook, nella pagina Facebook di Saius Web Radio, che è Saius Web Radio, appunto come canale radio, e anche in Facebook potrete naturalmente scriverci, ne saremo ben lieti, e soprattutto ascoltare la Saius Web Radio con il link del player relativo a Saius Web Radio. Infine ci trovate anche su YouTube con appunto tutte le varie cose caricate da Saius, e vi consigliamo di ricercarci con Saius Radio tutto minuscolo, e troverete appunto le varie cose caricate tra Saius Web Radio e Saius Web TV. Ed inoltre seguiteci con Twitter con il nome @Saius, ci potrete seguire anche lì. Bene, le nostre email sono info@saius.com per parlare, per comunicare direttamente con Saius, ma anche, diciamo così, con Saius Radio in generale, e per richiedere anche voi di avere degli spazi a disposizione dedicati qui su Saius Radio. Poi, se volete invece comunicare con me direttamente, la mia email è gianluca@saius.com, quindi info@saius.com e gianluca@saius.com. Bene, bando alle ciance, cominciamo subito con il primo brano che ascoltiamo, che si intitola Strumentale, che intanto andava qui in sottofondo, ed è brano veramente ottimo per gli inizi dei concerti live e per una trasmissione strumentale dei De Stasi. We'll be right back.
E questa era Strumentale dei De Stasi, gruppo rock di cui stiamo appunto parlando e a cui stiamo dedicando questa fascia musicale che andrà e che va in onda per almeno un paio di volte al giorno e per almeno un paio di settimane in queste settimane. Ebbene, ringraziamo ancora una volta il grande mitico Saius che dà la possibilità di avere appunto gli spazi presso la sua Saius Web Radio e Saius Web TV, anzi lo ringraziamo doppiamente perché è lui che ha fortemente insistito affinché i De Stasi avessero appunto questa fascia in cui stiamo ad ascoltare un po' non solo e tanto della loro storia quanto dei loro brani, che peraltro abbiamo anche ascoltato durante la diretta web radiofonica del lunedì 5 marzo 2012, dove sono stati i nostri ospiti e, come dicevo prima, di cui potrete riascoltare la puntata sul nostro blog che è il www.saiuswebradio.net, blog in cui vi invitiamo sempre a scriverci e a lasciarci almeno un vostro feedback, un post, un commento per quanto riguarda tutte le varie rubriche e trasmissioni che vanno in onda su Saius Web Radio e Saius Web TV. E per quanto riguarda i De Stasi, abbiamo appunto ascoltato Strumentale, che come dicevo e diciamo sempre si presta benissimo come canzone, anzi brano, e quindi pezzo iniziale di apertura ai concerti, come intro, anche come assestamento per quanto riguarda il gruppo, la parte fonica anche un po' per tutti e anche perché no per una trasmissione, lo dico sempre, è un buon pezzo visto che è strumentale, non c'è cantato, da mettere in sottofondo anche come intro o outro per quanto riguarda questo. Per quanto riguarda i De Stasi invece vi ricordo che li trovate sempre nella loro pagina Facebook, appunto intitolata a nome dei De Stasi come gruppo musicale e come categoria appunto, quindi se andate in Facebook, ormai l'abbiamo un po' tutti Facebook, li trovate già, appena digitate il nome De Stasi li trovate subito, anche semplicemente in Google, se voi fate una ricerca con Google tra i primissimi, se non addirittura il primo nome che vi viene fuori quando fate De Stasi sarà appunto quello di questo gruppo musicale, dove peraltro anch'io suono, di cui faccio parte, e suono la batteria, e nessun conflitto di interesse o cose magari poco carine, perché appunto, ripeto, Saius dà spazio veramente a tutti coloro che abbiano l'interesse, la voglia di partecipare alle nostre dirette del lunedì sera come ospiti, raccontandoci appunto le loro cose tra iniziative, attività, eventi e professioni, ma dà spazio anche nei palinsesti di Saius Web Radio e Saius Web TV. Basta contattarci appunto ai contatti che già avete e sapete benissimo. E quindi se avete anche qualcosa da mandare in onda di musicale, di video anche addirittura, non solo da ascoltare, lo potrete fare e noi dedicheremo la stessa energia e spazio che abbiamo dedicato ai De Stasi, che un po' del resto si prestano come primo gruppo ospite della trasmissione in diretta, ma anche come primi diciamo fra virgolette, usiamo un termine un po' poco carino, cavia, o comunque come apripista, ecco, rompighiaccio per tutto quello che sarà proprio. Quindi diciamo che con i De Stasi sperimentiamo le varie cose, infatti i De Stasi che saranno anche live il sabato 12 maggio 2012 al Live at Palace Live, sono stati un po' da spinta per testare anche con Saius Web Radio la prima diretta live che faremo qui appunto. Quindi i De Stasi, se vi piaceranno, non solo andate nella loro pagina Facebook e cliccate appunto mi piace sull'apposito link o comunque sull'apposito appunto icona, e poi ve li potete appunto vedere e ascoltare naturalmente anche live il 12 del 5 del 2012 presso il palazzetto di Castelfranco Veneto. Bene, ascolteremo adesso il prossimo brano, sempre tratto dalla prima fase dei De Stasi, precedente anzi ai De Stasi ma suonato dai nuovi De Stasi, che è appunto Altra Età.
E questa era Altra Età dei Destasi, gruppo di cui stiamo appunto parlando in questa fascia dedicata a loro. E Altra Età, come il precedente pezzo che abbiamo ascoltato, il primo, cioè strumentale, che era appunto solo strumentale, invece Altra Età l'abbiamo sentito e da ora in poi finalmente li sentiremo tutti anche con la voce, quindi pezzi e brani completi come canzoni intesi come tali. E fanno parte, questi due brani che abbiamo ascoltato, del loro primissimo periodo, antecedente a dire il vero ai Destasi, perché ricordiamo che i Destasi nascono un po' dalle ceneri dei Quebra Saudade, un gruppo precedente che dal 1998 al 2003 circa hanno appunto avuto la loro parte qui nella zona della provincia di Treviso, esattamente a Castelfranco Veneto, dove i Destasi appunto risiedono e da cui provengono. E successivamente nel 2007 dai tre vecchi Quebra, che sono il fulcro e il perno principale dei Destasi, ricordiamo Manuel alla voce e chitarra, poi Marco alla chitarra solista e Piero al basso, hanno appunto poi, con la conoscenza di Gianluca, che sono il sottoscritto, successivamente alla batteria, hanno formato ufficialmente dal 2007 i Destasi. Quindi quei primi due brani provenienti dalla precedente formazione, quando c'era anche Antonio alla batteria, sono anche comunque diventati dei Destasi, naturalmente suonati dai nuovi Destasi con Manuel, Marco, Piero e Gianluca, il sottoscritto, senza nessuno alcun interesse, anzi conflitto di interesse, come dicevo. Naturalmente poi chi vuole può partecipare anche ad altre fasce dedicate, noi stiamo solo facendo questa perché ci conosciamo e conosciamo le persone e attingiamo anche delle nostre principali fonti da cui proveniamo, ma diamo spazio a tutti, questo anche per, non c'è bisogno che giustifichi la mia presenza qui, ma questo anche per ricordarvi che lo spazio è per tutti. Quindi ora andiamo avanti e ascoltiamo un altro brano dei Destasi, ma questo era perché i Destasi, ricordiamo, dove appunto le ere geologiche, no scherzo, dove le cose spesso cambiano, anche in questa fase, quest'ultima fase di quest'ultimo anno, anno e mezzo, hanno avuto una nuova, diciamo così, spinta musicale, emotiva e evolutiva, in cui Manuel, il cantante, mente anche per quanto riguarda i brani, ha tirato fuori altri nuovi brani che poi tutti gli altri componenti elaborano in sala prove insieme, e ascolteremo adesso questo nuovo brano, questa nuova, diciamo così, ma neanche forma, perché comunque rimane sempre rock, proprio cantato in italiano, però diciamo questo nuovo stile un po' più duro e determinato, e comunque sempre bello. Adesso ci andiamo ad ascoltare, che come sempre abbiamo già in sottofondo, ma che comunque ascolteremo bene, come anche per tutti i vari brani, dei Destasi, Ingenua. Thank you.
sento seria, la tua voce è come se cercassi un modo di liberarti di me. Mi stupisco delle idee che ti sei fatta dentro alla tua testa su di me. Forse cerchi un pianto che io non E questa era Ingenua dei De Stasi, sempre questo gruppo dalla provincia di Treviso, gruppo rock che fa musica propria cantata in italiano come avrete appena sentito, di cui stiamo parlando e a cui stiamo dedicando questa fascia musicale. E Ingenua faceva parte della nuova fase dei De Stasi, attiva dall'anno scorso, dal 2011, canzone appunto composta l'anno scorso e suonata e registrata appunto nel 2011, e la nuova fase dei De Stasi che, come dicevamo, un po' più determinata, più aggressiva, più grintosa, più grezza anche, un po' più hard nel loro stile e più secca. E adesso ritorniamo invece ascoltando un brano della precedente gestione, dei precedenti De Stasi, naturalmente suonato sempre dai nuovi De Stasi, con Manuel alla voce e chitarra, sempre Marco alla chitarra elettrica solista e naturalmente Piero al basso, poi Gianluca il sottoscritto alla batteria. Vi ricordiamo l'evento importantissimo del Live at Palace Live, che si terrà, per quanto riguarda i De Stasi, per l'appunto sabato 12 maggio 2012 alle ore 21:30. naturalmente il Palace Live di sabato inizia alle 4 del pomeriggio con altre band. Ci saranno 12 band che sabato 12 e appunto la domenica 13 maggio si esibiranno appunto lì presso il Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. E per quanto riguarda nello specifico i De Stasi, se vorrete appunto venirli a vedere o addirittura ascoltare in diretta web radiofonica qui su Science Web Radio, sì, perché importantissimo, cosa assai rilevante, per la prima volta Science Web Radio farà e appunto trasmetterà in diretta un evento web radiofonico, un live, questo concerto in cui appunto, stavo dicendo, i De Stasi suoneranno alle 9:30 di sera, quindi dalle 21:30 circa li potrete ascoltare. E se vorrete appunto venirli a vedere live dal vivo lì al Palazzetto dello Sport, vi aspettiamo sabato 12 maggio 2012 appunto alle ore 21:30 a Castelfranco Veneto presso il Palazzetto dello Sport, oppure on air qui live su Science Web Radio in www.scienceweberadio.net, nostro blog importantissimo in cui potrete sempre scriverci e lasciarci almeno un vostro indice di gradimento o dei post o dei commenti, il sito www.scienceweberadio.it e l'email info@science.it.
gianluca@sais.com oppure gianluca@sais.com per chi volesse scrivere a me personalmente. E naturalmente sempre in Facebook con la pagina Saiuz Web Radio. In Facebook trovate anche i De Stasi nella loro pagina, appunto a nome De Stasi, e se vi piacciono naturalmente cliccate pure nel mi piace e loro saranno ben contenti e ve ne saremo davvero molto molto grati. Bene, ascoltiamoci un altro brano, stavo dicendo brano tratto dalla precedente fase, iniziale fase dei De Stasi, suonato sempre dai nuovi De Stasi, però sentite già che torniamo un po' alle precedenti fasi di sound diverso, non più grezzo, accattivante o comunque aggressivo, ma un po' più melenso come erano i precedenti De Stasi, i primi De Stasi. Quindi ci andiamo ad ascoltare dei De Stasi, Sognare Sospeso. Sognare vicino all'incanto, nel posto immerso al centro delle nuvole, come restare in bilico sospeso tra luce e loro cielo. Non farmi stare qui, non farmi male, non farmi stare qui, non farmi male, non puoi abbandonarmi così, tra dolce e vero, non puoi dimenticare cos'è la sua identità, non puoi abbandonarmi così, tra dolce e vero. Oh,
E ci siamo ascoltati Sognare Sospeso, sempre dei Destasi, questo gruppo a cui stiamo dedicando questa fascia musicale. Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Radio in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog importantissimo in cui potrete sempre scriverci e dove vi chiediamo per l'appunto di lasciare almeno un vostro feedback come indice di gradimento riguardo tutte le varie trasmissioni, rubriche, nonché l'editoriale che vanno appunto in onda su Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. E poi ci trovate sempre in Facebook, nella nostra pagina Facebook di Saiuz Web Radio, in cui peraltro potrete ascoltare anche la Saiuz Web Radio cliccando nell'apposito link del player relativo. Ed inoltre ci potrete sempre seguire in Twitter con @Saiuz minuscolo tutto attaccato, e guardare in YouTube le nostre cose che il caro Saiuz ha caricato. Quindi andando su YouTube ci ricercate con Saiuz Radio tutto attaccato minuscolo e troverete quanto caricato riguardante la Saiuz Web TV e la Saiuz Web Radio. Bene, vi ricordiamo ancora una volta dei Destasi, questo gruppo rock dalla provincia di Treviso di cui stiamo parlando e che vi consigliamo ad andare ad ascoltare e vedere nella loro pagina Facebook, che è appunto Destasi, oppure se volete anche per quanto riguarda MySpace li trovate anche lì naturalmente con www.myspace.com/. Bene, vi ringraziamo sempre per essere al nostro ascolto e per scriverci, anzi attendiamo vostre notizie anche riguardo i Destasi, e vi ricordiamo l'importantissimo evento di sabato 12 maggio 2012 e di domenica 12 maggio 2012, quindi sabato 12 e domenica 13 maggio 2012 presso il Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, con il Live at Palace Live, evento importantissimo perché non solo potrete venire a vedere ed ascoltare i Destasi in diretta live appunto dal vivo lì al palazzetto, ma anche li potrete ascoltare in diretta live su Saiuz Web Radio, per cui per la prima volta Saiuz trasmetterà un evento live, un concerto rock musicale dove vi sono 12 band che si esibiscono in questo Live at Palace Live, e qui appunto Saiuz Web Radio sarà protagonista insieme alle band della serata, perché manderà in onda in diretta il concerto dalle 4 del pomeriggio fino poi alle 11 e mezza, insomma mezzanotte circa, per quanto riguarda tutte le varie band che si esibiscono nell'arco del sabato 12 e della domenica 13 maggio 2012. E i Destasi in particolare si esibiranno alle ore 21:30, alle 9 e mezza di sera del sabato sera, del sabato 12, per cui se non potrete venirli a vedere dal vivo lì a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso presso il Palazzetto dello Sport, li potrete pur sempre ascoltare in diretta web radiofonica qui su Saiuz Web Radio la sera del concerto. Bene, cari amici, abbiamo ascoltato Sognare Sospeso, appunto dicevo, brano della prima epoca era dei Destasi, ed ora andiamo ad ascoltare altri brani. Gli ultimi tre che ascolteremo sono appunto della nuova era, della nuova generazione, no scherzo, del nuovo stile dei Destasi, e andiamo ad ascoltare adesso appunto un brano che si intitola Non chiedere perché, fa parte dei nuovi Destasi con questo nuovo sound e soprattutto questa nuova appunto forza ritrovata nel creare e produrre nuove canzoni già dall'anno scorso, dal 2011, e sono sempre in fase di ristrutturazione con nuove creazioni che stanno facendo anche in queste settimane e mesi. Bene, cari amici, vi lascio a Non chiedere perché dei Destasi. Un posto in ogni
ci giocherei, di parole ti dipingerei, quando stato distrutto sarai. E in un nulla soffocherei, nuovi spazi io definirei, con le regole governerei, e in un unico gioco sarai. E dopo averci ascoltato Non chiedere perché dei De Stasi, procediamo appunto con gli ultimi due brani di questa carrellata delle loro canzoni che stiamo ascoltando in questa fascia musicale oraria, diciamo pur così, dedicata appunto a loro, a questo gruppo dalla provincia di Treviso, che sentiremo live il sabato 12 maggio 2012 alle ore 21.30, alle 9.30 di sera, anche in diretta web radiofonica qui su Sides Web Radio, in praticamente
quell'evento eccezionale che sarà il Palace Live, Live at Palace Live, di sabato 12 maggio e domenica 13 maggio 2012, in cui appunto 12 gruppi si esibiranno dalle 4 del pomeriggio fino alla mezzanotte circa, tempo di fare un po' tutto, e in cui appunto vi invitiamo ad esserci. Stiamo parlando appunto dei Destasi, abbiamo appena sentito, come dicevo, Non chiedere perché, ed andremo ad ascoltare un'altra canzone che fa parte di questa nuova stagione dei Destasi, sbocciata con la, diciamo, primavera dell'anno scorso, dal 2011 fino ad oggi, ed ancora in fase evolutiva e soprattutto di creazione di altri nuovi pezzi. Quindi questo nuovo brano che andremo ad ascoltare, quest'altro brano anzi che andremo ad ascoltare, si intitola proprio Destasi, che è il nome del gruppo, e quindi ascolteremo Destasi dei Destasi. Thank you.
Molto bene, carissimi amici web radio ascoltatori e carissime amiche web radio ascoltatrici qui su Saiuz Web Radio. Avete appena ascoltato De Stasi dei De Stasi, quindi un brano che prende il titolo dal nome del gruppo stesso e quindi vuole essere un po' una forma di, una sorta di portabandiera e quindi che vuole un po' rappresentare musicalmente un po' quello che specie in questa nuova fase ed era ed epoca costruttiva e di nuovo sound musicale i De Stasi stessi esprimono. Per quanto riguarda i De Stasi, formati da Manuel alla voce e chitarra, Marco alla chitarra solista, Piero al basso e Gianluca, il sottoscritto peraltro, alla batteria, vi danno appuntamento con l'evento fissato per sabato 12 maggio 2012 alle ore 21.30, quindi alle 9.30 di sera, per quanto riguarda il Live at Palace Live, questo evento in cui sabato 12 e domenica 13 maggio 2012 vi saranno ben 12 band che si esibiranno presso il Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, quindi se vorrete venire e partecipare a tale evento saremo ben lieti e noi siamo appunto contenti di farvelo conoscere. Ma è evento importante non solo per i De Stasi, perché si esibiranno in concerto live e di cui vi ricordo sempre la pagina in Facebook De Stasi, in cui potrete sempre trovarli, e andate appunto in Facebook, se poi vi piacciono, come ci auguriamo piacciono anche a noi, potete cliccare appunto link e icona di mi piace. Oltretutto li trovate anche in MySpace, www.myspace.com/destasi_, li trovate anche lì. E vi dicevo, evento importante anche per Saiuz Web Radio, perché Saiuz farà la sua prima diretta web radiofonica live di un concerto, di un evento dal vivo, e appunto come sempre anche qui i De Stasi fanno da apripista per tutti. Per cui quando c'è stata la prima ospitata, quindi i primi ospiti in diretta web radiofonica nella classica ormai tradizionale consueta puntata che facciamo nei lunedì sera nella nostra trasmissione in diretta, i De Stasi sono stati il primo gruppo, appunto non è tanto come potrebbe pensare qualcuno maliziosamente o malignamente che per conflitto di interesse, però chiaramente si attinge un po' dalle cose che si conosce, dai primi contatti che si hanno, e i De Stasi hanno fatto un po' da apripista e rompighiaccio, e poi abbiamo avuto ben altri ospiti, e loro appunto nella puntata, tra l'altro, del lunedì 5 marzo 2012, che è disponibile e riascoltabile sul nostro blog www.saiuswebradio.net, che potrete sempre andare ad ascoltare, e loro poi saranno anche in questo caso, faranno da sperimentazione anche per Saiuz come primo evento live di un concerto, quindi trasmesso da Saiuz Web Radio sabato 12 maggio 2012 dalle ore 16, dalle 4 del pomeriggio fino quasi alla mezzanotte circa, dopo che l'ultimo gruppo avrà finito di esibirsi, e poi anche la domenica 13 maggio 2012 ritorneremo sempre in diretta per mandare ciò che i vari gruppi stanno suonando dal vivo lì live a Palace Live presso il palazzetto di Castelfranco Veneto. Poi se voi vorrete venire tanto meglio. Per quanto riguarda quindi Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, avrete sempre a disposizione i nostri spazi, basta semplicemente contattarci, i contatti li avete, il sito è www.saiuswebradio.it, il blog è www.saiuswebradio.net, le email sono info@saiuz.com oppure gianluca@saiuz.com se volete contattare me direttamente, e vi ricordo poi anche che ci trovate sempre su Facebook, nella nostra pagina in Facebook di Saiuz Web Radio. Naturalmente poi anche lì potrete ascoltare la Saiuz Web Radio cliccando nell'apposito link del player relativo, e poi seguiteci pure con Twitter, ci cercate e trovate con il nome chiocciola Saiuz, tutto attaccato naturalmente in minuscolo, e poi potrete sempre andare in YouTube per guardare quello, ascoltare quello che Saiuz stesso ha caricato relativamente a Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, e ci trovate se naturalmente ci ricercate con Saiuz Radio tutto attaccato minuscolo. Per quanto riguarda le nostre rubriche e trasmissioni, vi ricordo l'importante appuntamento dei lunedì sera con la consueta trasmissione in diretta web radiofonica con il sottoscritto Gianluca che vi sta parlando e vi saluta.
ed il grande e mitico Saius, in cui poi avremo sempre diversi ospiti. E se voi vorrete o partecipare come ospiti raccontandoci appunto le vostre attività, iniziative, eventi e professioni, sapete che Saius è sempre a disposizione, basta contattarci, ci metteremo d'accordo per quando farvi partecipare. Inoltre vi ricordo le due chiacchiere con Saius, che va in onda diverse volte al giorno, in cui Saius espone le proprie idee rispetto ad un fatto, e The Rock Band History, la mia rubrica che potrete ascoltare tutti i giorni dal lunedì alla domenica, quindi ogni settimana va in onda una puntata nuova a mezzanotte con il primo appuntamento che apre la giornata, per poi ritornare alle 6 del mattino a mezzogiorno e con l'ultimo appuntamento alle 18 alle 6 di sera. Ed infine l'editoriale del Riccio Incazzato, quindi una rubrica da leggere nel nostro blog sempre www.saiuswebradio.net, che vi aspetta. E naturalmente anche per il Riccio, come per tutti noi, vi chiediamo sempre di lasciarci un semplice post, un indice di gradimento sul nostro blog. Vi lasciamo con Viaggio dei De Stasi, e da Gianluca con i De Stasi e Saius Web Radio per questa volta è davvero tutto. Alla prossima, ciao! Yeah.